E Radio Radicale, siamo con il senatore Andrea De Priamo, presidente della commissione d'inchiesta su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, per parlare delle prime iniziative che sta mettendo in atto prima che, diciamo, la commissione cominci a riunirsi settimanalmente a Palazzo San Macuto. Allora, ci spiega un po' come intende orientare il suo lavoro e che cosa sta facendo come presidente per, insomma, preparare i lavori della commissione. Sì, allora noi abbiamo svolto un primo ufficio di presidenza allargato ai gruppi, quindi ai capigruppo della commissione di tutte le forze politiche, e un secondo si svolgerà invece domani. In questo primo ufficio di presidenza abbiamo un po' impostato quello che sarà il lavoro della commissione, quindi presentando una bozza di regolamento della commissione che non ha solo una funzione burocratica, è importante perché in qualche modo poi appunto organizza tutto quello che sarà il tema delle audizioni, del supporto della Commissione dal punto di vista tecnico e quant'altro. E però abbiamo anche avviato quello che è un confronto sulla programmazione e anche per quanto riguarda un inizio di richiesta di documentazione, perché io ritengo che su una vicenda così risalente nel tempo, 41 anni fa, purtroppo ormai dalla sparizione di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, e ci tengo a sottolineare che, come ho detto anche il giorno dell'elezione al Presidente, essendo questa il tema, noi daremo attenzione anche alla vicenda di Mirella Gregori, perché non vorremmo insomma che la Commissione si concentrasse solo su una vicenda che ha avuto ovviamente un'eco mediatica molto più grande quale quella di Emanuela Orlandi, quindi ci occuperemo di entrambe le vicende. Però insomma si deve partire da un lavoro di ricerca e di documentazione. Quindi con l'unanimità di questa proposta che ho fatto all'Ufficio Presidenza si è deciso di partire da una richiesta di documentazione, richiesta di accesso a documentazione sui due casi esistenti presso la Camera, presso il Senato e presso il Ministero degli Esteri. E sono quindi partite già le note in questo senso e attendiamo poi di avere questa documentazione per mettere a disposizione di tutti i commissari. Nella prossima seduta cominceremo anche a immaginare le prime plenarie, che la prima sarà appunto per l'approvazione del regolamento di cui parlavo, ma poi ci sarà, no, inizieranno le audizioni. E la proposta che abbiamo fatto, anche questa accolta all'unanimità, è stata quella di partire dalle famiglie. Quindi prima ancora di darci poi una programmazione un po' anche razionale, perché ci sono documentazioni, ci saranno possibilità di richieste di audizioni di vario genere, ma dobbiamo dargli anche una logica ed un senso. Ci sembra giusto partire dalle famiglie e quindi sentirle e capire anche quale tipo insomma, di contributi possano dare o di proposte possano dare alla Commissione e quanti elementi che possono essere utili insomma, per la vicenda. Nella richiesta di documentazione, lei mi ha detto che cosa ha fatto Camera, Senato e Ministero degli Esteri. Allora, con quella che avete fatto al Ministero degli Esteri, è compresa anche la documentazione che può arrivare dal Vaticano? No, il tema Vaticano è un tema diverso perché chiaramente tutto ciò che noi possiamo fare nei confronti del Vaticano è un tema che necessita di rogatorie, addirittura di rogatorie Cioè anche per chiedere internazionali. della documentazione è necessario fare una Se è rogatoria. documentazione vaticana, sì, Sì. sicuramente. Però diciamo che in questo senso richiedere documentazione al Ministero degli Esteri ovviamente ci può aiutare nel comprendere cosa c'è anche di rilevante e di utile, diciamo con riferimento alle relazioni internazionali tra Stato italiano e Stato Vaticano, ricordiamo sempre è uno Stato chiaramente. Quindi partiamo da questo per cominciare come dire, da ciò che abbiamo in casa nostra. Poi Certo, naturalmente certo. la Commissione si confronterà. Mi piacerebbe, ovviamente è una vicenda, lo sappiamo, dove c'è stato tutto il contrario di tutto e quindi ci possono essere molti soggetti tra gli studiosi, i tecnici, i professionisti, diciamo, che a vario titolo hanno seguito il caso, che magari hanno una loro verità, ma io credo la Commissione non debba partire da una idea di verità, perché sennò rischierebbe di arenarsi come ci si è arenato spesso negli anni, ma deve avere un confronto. E mi piacerebbe che la Commissione, i primi passi sono positivi in questo senso, però naturalmente ci potranno essere anche
dei distinguo, delle differenziazioni di idee, però mi piacerebbe che almeno dal punto di vista dell'idea e della logica da seguire la commissione lavori il più possibile all'unanimità, perché non è una commissione sulla quale dividersi politicamente, se non magari nella valutazione di singole ipotesi o di singole idee, ma è una commissione di indagine e deve agire come una commissione di indagine, quindi un po' al di fuori della logica, almeno questo spero, della logica maggioranza-opposizione che viviamo nella quotidianità politica. Ho capito. Quindi dopo aver diciamo steso la lista dei parenti, dei diretti interessati alla vicenda, famiglia Gregori e Orlandi, passerete a fare un programma di altra audizione? Esattamente, passeremo sempre passando per l'ufficio di presidenza a definire un'idea il più possibile unitaria, ripeto, di percorso di audizioni. Il punto di partenza sono le famiglie, ma poi si possono seguire tante altre diciamo, strade di soggetti da udire, che potrebbero essere infinite, quindi dobbiamo darci una logica ed un metodo di lavoro. Grazie al senatore Andrea De Priamo, presidente della commissione, Orlandi Gregori, col quale abbiamo parlato delle prime iniziative della commissione. Grazie. Grazie a voi.